Hello guys, ciao ragazzi, buonasera e ben ritrovati qui sul mio canale di YouTube. Bene, allora questa sera andiamo avanti con questo nuovo percorso che abbiamo iniziato, accordi e armonia moderna. Armonia moderna, niente che abbia inventato niente di che, sia ben chiaro, lungi da me essere così presuntuoso. Dico armonia moderna semplicemente perché non entriamo in uno specifico tecnico proprio dell'armonia, perché ha mille sfaccettature, ma ci atteniamo semplicemente a fare gli accordi, quindi imparare gli accordi al pianoforte per poter accompagnare le canzoni. Guardate che è un percorso di 28 lezioni, quelle che io ho scritto e pensato, e trovate nella descrizione, nel link, per poter andare a scaricare tutto il programma, il percorso delle 28 lezioni, e vedete cosa sarà fatta in ogni singola lezione. Quindi questa sera andiamo a fare la lezione numero 3, e quindi vediamo un giro armonico con la base in minore, ok, e logicamente vediamo la differenza che c'è fra un maggiore e un minore. Ok, sigla e iniziamo la lezione. Allora, eccoci qua e andiamo a vedere questo percorso, andiamo a vedere questa lezione numero 3. Ah, faccio una piccola premessa, ragazzi. Allora, tre lezioni ho detto che sarebbero state integrali, gratuite, completamente su YouTube. Infatti questa qua sarà ancora integrale. Dalla prossima uso il sistema che ho fatto con gli altri corsi. Ci sarà sempre la lezione, andiamo a vedere cosa trattiamo. Vi farò vedere in sostanza la base, cos'è che è quello che andiamo a trattare, ma poi tutti i piccoli dettagli, e per poter seguire la lezione completa bisognerà andare su patreon.com e fare un piccolo abbonamento, che sono veramente pochi euro, ragazzi, quindi siamo a una cifra, ecco, quindi per darvi l'idea di che veramente non è tanto. Lì ci sono anche tutte le altre cose, i Bayer, il Cesi Marciano, tutto il mio metodo Gennari, e adesso troverete anche questo, quindi ho voluto fare questa piccola premessa. Bene ragazzi, allora andiamo a vedere in sostanza questa lezione cos'è che è. Allora, abbiamo visto, questo lo dico per chi vede il video la prima volta, può andare nella playlist e vedrà anche la lezione 1 e la lezione 2, e in quella playlist praticamente troveremo poi in futuro tutte le altre lezioni. Abbiamo la lezione 1, abbiamo visto il primo giro di Do basilare, abbiamo fatto la lezione 2 dove siamo andati a fare una piccola versione del giro e vari ritmi su come fare il giro armonico, e spero che tanti di voi abbiate provato a fare vari, il compito, nel senso avete provato a fare vari tentativi. Oggi andiamo a vedere il discorso del giro armonico con la base in minore. Allora, cominciamo subito a chiarire qual è la differenza fra un accordo maggiore e un accordo minore. Allora, accordo maggiore, sentite, ha quasi un'apertura armonica piacevole, allegra, no? Vedete, questi sono due accordi maggiori. L'accordo minore, qui ha quasi un'atmosfera più triste, ecco, detto così proprio si sente. Accordo maggiore, accordo minore, maggiore, ecco. Andiamo a vedere subito come ottenere da un accordo maggiore il suo fratello minore. È semplicissimo. Prendiamo il Do, che è il primo accordo che abbiamo visto insieme, la triade. La triade vuol dire le tre note, Do che è la dominante, Mi che è la terza, 1, 2, 3, e Sol che è la quinta, 1, 2, 3, 4, 5. Abbiamo la triade di note che determina l'accordo di Do maggiore. Per ottenere il Do minore non facciamo nient'altro che scendere di mezzo tono. Eccolo qua. Il mezzo tono è proprio dal Fa mezzo tono andiamo in Mi, da Mi mezzo tono andiamo al Mi bemolle, dal Mi bemolle mezzo tono andiamo al Re, dal Do mezzo tono
andiamo in si, vedete, è proprio mezzo, perché un tono è determinato da due mezzi toni, uno e due, dal mi scendiamo di un tono, andiamo in re. In questo caso scendiamo di mezzo tono e otteniamo l'accordo minore. Come vedete qui nello specchietto ci sono le alterazioni in chiave. Do maggiore non ha i tasti neri. Do minore ha tre tasti neri in chiave. Il La bemolle, il Si bemolle e il Mi bemolle. Vedete qui non è chiarissimo perché il pennarello le ha scarabocchiato un pochino. Però ecco, andiamo a vedere. Se io faccio una scala in Do maggiore, vedete, non tocco i tasti. Se faccio una scala in Do minore, ecco che devo toccare il Mi, il La e il Si bemolle. La scala semplice. Perché poi c'è anche... che lì ci sono le scale armoniche, melodiche. Ecco, quelle sono... quello che dicevo prima, entrare proprio nel minuzioso dell'armonia è un mondo infinito, ragazzi, quindi lì ci sono tanti tutorial e tanti che insegnano l'armonia, ma studiare l'armonia in maniera profonda è veramente un mondo immenso, quindi qui ci atteniamo, impariamo gli accordi per poter accompagnare le canzoni, però impariamole nella maniera corretta. Allora, Do maggiore, Do minore. Ecco, cosa comporta avere questi tre bemolli in chiave? Va a cambiare anche il giro, un semplice giro armonico che andiamo a fare. Se noi Do maggiore facciamo Do maggiore, La minore, avevamo visto, il Fa maggiore oppure il Re minore e Sol, vedete? Re minore, Sol oppure Do, La minore, Fa, Sol. Ecco, questo è il giro del Do maggiore. Se io vado a fare l'accordo, un giro armonico in Do minore, oddio, posso fare anche il Fa, ci sono certe canzoni che possono avere questa dissonanza. Però noi andiamo a vedere qual è il principio, la regola base di fare un giro in Do minore. Ecco, vediamo qua. Allora, ecco, prima di vedere la differenza del giro armonico, quello che ho detto prima, Do maggiore, Do minore, lo possiamo vedere anche con il Re. Il Re maggiore, che è questo qua, vedete, il Re maggiore abbiamo in chiave il Do diesis e il Fa diesis. Poi tutte queste tonalità nelle prossime 28 lezioni le toccheremo tutte. Andremo a vedere perché una tonalità ha i diesis, ma ha la sua logica, insomma, se con il Do non ho tasti neri, con il Re ne ho due, il Fa diesis e il Do diesis, ok? Ma perché lì ha la sua logica, poi dopo quella entreremo nel dettaglio quando affronteremo questo tema. Adesso andiamo a vedere il Re maggiore, come ho detto prima. Per ottenere il minore non ci basta nient'altro che scendere di mezzo tono con la nota in mezzo. Vedete, prima, terza, quinta. Prima, terza, quinta. Andiamo a fare il minore. Scendiamo semplicemente da questo Fa diesis al Fa naturale. Tant'è vero che il Re minore abbiamo in chiave il Si bemolle nella tonalità di Re minore e non più i diesis che abbiamo nel Re maggiore. Se il Re maggiore abbiamo il Fa diesis e il Do, nel Re minore abbiamo solamente il Si bemolle. Ecco il Re minore. Ecco dove vengono poste le variazioni in chiave proprio per determinare la tonalità. Adesso torniamo sul Do. Abbiamo detto Do maggiore, l'abbiamo visto il giro. Se io vado a fare un giro in Do minore, eccolo qua, l'ho messo su questa terza riga. Andiamo a vedere bene bene nel dettaglio. Il Do maggiore, facciamo il Do maggiore, Do mi sol, il La minore, La do mi, e questo l'abbiamo già visto nelle lezioni scorse, Re minore e Sol maggiore. Ecco, andiamo a fare lo stesso giro armonico in Do minore. Attenzione perché abbiamo il Mi,
il La e il Si bemolle in chiave, però questo Si alla fine io ho scritto il Sol, ma in realtà è il Si. Ok, andiamo a cancellarlo. Vediamo un attimino, ecco così, e facciamo la correzione. Il B quadro è sul Si e non sul Sol, dove ho scritto sbagliato. Allora, il Do minore, andiamo a fare il giro di Do minore. E chiudiamo con il Sol maggiore ancora. Perché usiamo ancora il Sol maggiore? In questo caso andiamo a bequadrare il Si bemolle e non lo facciamo perché noi in chiave abbiamo il Si bemolle, Possiamo fare anche il Sol minore, quindi fare il Sol minore, però come giro armonico base usiamo questo giro dove andiamo a chiudere con il Sol maggiore. Vedete, anziché fare Do maggiore e La minore, è sempre Do, La, Fa. Però in questo caso abbiamo Do minore, il La non vado a fare il minore, ma vado a fare il La bemolle perché ce l'ho in chiave. Ed ecco l'accordo di La bemolle, Do, Mi bemolle perché ce l'ho in chiave, vedete. L'accordo di Sol, di Fa minore, vado a fare il La bemolle e non questo, perché ho in chiave il La bemolle. E poi vado a fare il Sol. Potrei fare il Sol minore, ma però, vedete, per chiudere bene un giro armonico base in Do minore, lo andiamo a chiudere con la risolvente così definita, cioè l'accordo che risolve, che chiude il giro, lo andiamo a fare con il Sol maggiore. Poi dopo con la settima, ma anche questa farà parte di una lezione più avanti, sono le varianti che andiamo a mettere sugli accordi. Quindi rivediamolo, Do minore, vedete, vado a fare il Mi bemolle, La bemolle, quindi metto La bemolle, il Do naturale e il Mi bemolle, Fa minore, quindi metto il Fa, il La bemolle perché ce l'ho in chiave, il Do, e poi vado a mettere il Sol risolvente e quindi bequadro il Si che diventa naturale e non bemolle, vedete? Quante canzoni avete sentito con questo giro qui? Vedete, anche qui c'è da sbizzarrirsi nel trovare quante canzoni vengono fatte con un giro armonico minore anziché maggiore. Quindi la differenza è sostanza, dovete prima di tutto capire, e questo lo potete applicare su tutti gli accordi, come ottenere un minore dal medesimo accordo maggiore. Facilissimo, Do, scendo di mezzo tono con la terza e ottengo il Do minore. Lo voglio fare con il Mi maggiore. Il Mi maggiore avrà Mi, Sol diesis, che è la tonalità di Mi. Avremo 4 diesis in chiave nella tonalità di Mi, però l'accordo di Mi è questo. Se voglio ottenere il minore, non faccio nient'altro che scendere di mezzo tono, vedete? Dal Sol diesis lo porto Sol naturale ed ecco il Mi minore. Qui c'è un minore, un maggiore, un minore e un maggiore. Anche qua, vedete, sono tutti quegli intervalli che andremo a vedere e che riuscirete a capire con il tempo. Infatti, se faccio il giro di Do minore, parto con un accordo minore, Do minore, poi La bemolle, vedete che è un accordo maggiore, è un accordo maggiore, Fa minore, vedete che torno con il minore, e Sol maggiore.
Quindi è un minore, un maggiore, un minore e un maggiore. Lo faccio in mi minore? Mi minore, un accordo minore. Do è un accordo maggiore. La minore, vedete, accordo minore e si maggiore. Vedete, minore, maggiore, minore, maggiore. Quindi questo è un po' la base del giro armonico in minore. Mentre quello in maggiore ha solamente un accordo minore, do maggiore, la minore, fa maggiore, sol maggiore, o altrimenti se facciamo l'altra variazione che abbiamo visto nella lezione 2, anche qui ci sarà maggiore, minore, minore, maggiore, perché anziché fare il fa andremo a fare il re minore, vedete, maggiore, la minore, re minore, sol maggiore. Vedete, sono tutte quelle cose dell'armonia degli accordi base che dovete cercare di assimilare bene in queste prime lezioni. Io sto cercando di raccontarvele e spiegarvele in maniera più semplice possibile. Non voglio usare termini tecnici come fanno altri pianisti YouTube, che lo fanno correttamente, per l'amor di Dio. Non voglio dire che sbagliano quando parlano di primo grado, secondo grado, terzo grado, quarto grado e quinto grado. E sono tutte quelle definizioni dell'armonia che io voglio evitare per non crearvi confusione, perché quello che è il vostro scopo è imparare gli accordi, come dicevo prima, per accompagnare le canzoni. Quindi facciamo un piccolo riassunto della lezione di oggi. Accordo maggiore, per ottenere il minore scendiamo di mezzo tono con la terza e abbiamo ottenuto l'accordo minore. Vogliamo farlo col sol maggiore? Sol maggiore, sol, si, re. Per ottenere il minore non facciamo nient'altro che portare il si sul bemolle. Ecco il sol minore, ok? Abbiamo visto questo e abbiamo visto il giro armonico. Do maggiore. In do minore abbiamo in chiave tre bemolli, mi bemolle, la bemolle e si bemolle, che è la tonalità di do minore, e presto la andremo a studiare, ok? Cominceremo poi con la lezione 4, dove andremo a fare la tonalità di sol maggiore e di sol minore. Quindi entriamo nel mondo dei diesis. Prima faremo tutti i diesis, poi andremo a fare tutti i bemolle, ok? Sarà da quella lezione lì in poi vi metterò lo specchietto che c'è nelle prime pagine del Bayer, dove sono riportati tutte le tonalità con tutte le alterazioni in chiave diesis e bemolle. Quindi avremo possibilità di studiarne uno alla volta e capire bene di cosa stiamo parlando. Ripeto, non voglio dilungarmi tanto, ma cerco di essere più preciso possibile per fare in modo che voi capiate bene quello che sto dicendo. Quindi abbiamo, stavo dicendo, giro maggiore, lo stesso giro di do ma in do minore, quindi do minore, la bemolle maggiore, fa minore e si chiude in sol maggiore. Vedete, ho fatto praticamente lo stesso giro di do ma in minore. Quindi soffermatevi molto sul cercare di capire la differenza fra queste due cose. Maggiore, dove non abbiamo alterazioni in chiave, do minore, dove abbiamo tre alterazioni in chiave. Vedete che suona anche diverso, perché è un altro tipo di armonia che potrete trovare in migliaia di canzoni. Come ne trovate migliaia in do maggiore, ne troverete migliaia in do minore. Ok, ragazzi? Bene, allora, spero di essere stato abbastanza chiaro, e quindi se avete qualche dubbio non fate nient'altro che scrivermi, e poi appena avrò la possibilità di avere una connessione ultra veloce qui al mio paese, perché attualmente sto andando ancora, ufficialmente mi danno 100 mega, però in realtà ne vado con 40. Ho provato a fare delle live, però non sono molto belle, chiare, limpide,
Allora adesso a breve stanno lavorando i tecnici qui al mio paese, mi dovrebbero dare un giga, quindi da 100 mega passo a un giga. A questo punto vado di logica, se con 100 mega vado a 40-45 mega, con un giga dovrei andare a 400-450 mega. Allora a quel punto lì potrò fare delle live, e non è da escludere che organizzeremo proprio delle live in maniera tale da poter anche interagire fra di noi e rispondere ad alcuni quesiti che vorrete propormi. Vabbè, comunque seguiamo questo percorso e domani un altro giorno si vedrà, vediamo un attimino cosa fare. Dai, nel frattempo cercate di capire bene questa terza lezione e vi do appuntamento la settimana prossima con la quarta lezione, dove cominceremo a entrare nel mondo del diesis e quindi faremo le prime lezioni sul diesis, quindi sul Sol maggiore, andremo a vedere quella tonalità lì, ok? E con questo vi saluto col mio solito consueto, bye bye!